chiesta a Ryanair la possibilità di un collegamento aereo tra Palermo e Catania. Ad annunciarlo Fabio Giambrone, presidente di JESAP, la società che gestisce l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, a seguito del cedimento di un pilone dell'autostrada A19 Palermo-Catania. La compagnia sta valutando questa ipotesi, ha detto, e i due aeroporti siciliani hanno già dato il loro assenso. Il nodo da sciogliere è quello della disponibilità dei mezzi. Stessa proposta avanzata nei giorni scorsi dal sindaco di Catania Enzo Bianco. Intanto il ministro per le infrastrutture Graziano Del Rio oggi ha scillato per un sopralluogo, mentre la Catania-Ragusa scompare dall'elenco delle grandi opere previste nel documento economico e finanziario recentemente approvato dal governo. Un incontro per organizzare un servizio che consenta ai produttori della Sicilia orientale di inviare i propri prodotti alimentari deperibili sui mercati del Nord Italia attraverso le cosiddette autostrade del mare. A promuoverlo, a seguito dell'interruzione dell'autostrada Catania-Palermo, il sindaco di Catania Enzo Bianco e il commissario straordinario dell'autorità portuale Etnea Cosimo Indaco. Attualmente infatti i prodotti agroalimentari provenienti dal distretto del sud-est raggiungono i mercati del nord attraverso le navi in partenza quotidianamente dal porto di Palermo. Dopo un'analisi delle linee merci e passeggeri che transitano dal porto di Catania, è stato deciso dunque di convocare armatori e produttori per una prima riunione che serva ad individuare gli obiettivi da proporre ai governi nazionale e regionale. Il crollo dell'autostrada A19 è il simbolo del crollo della Sicilia, con un vergognoso rimpallo di responsabilità Sport Italico per antonomasia tra Crocetta e ANAS. La dura realtà dei fatti è che nel 2015 la distanza tra Palermo e Catania è tornata ad essere quella dell'Ottocento, con i siciliani costretti a viaggi di ore ed ore per raggiungere le due città più importanti dell'isola. Ha parlato così Salvo Pogliese, parlamentare europeo di Forza Italia e componente della Commissione Trasporti dell'Europarlamento, commentando il cedimento del pilone dell'autostrada A19. La chiusura dell'autostrada, che di fatto ha spezzato in due la Sicilia, è non solo fonte di disagio per i siciliani, prosegue l'europarlamentare, ma soprattutto un vero e proprio disastro per la nostra economia già in forte sofferenza, che ora subirà un drastico aumento dei costi per il trasporto delle merci e persone, sia per consumi di carburante che per incremento dei tempi di percorrenza. Crocetta e il suo governo, aggiunge Pogliese, facciano mea culpa per il grave ritardo nell'utilizzo dei fondi PAC per il contrasto del dissesto idrogeologico e, nelle more della riapertura della A19, si attivino immediatamente per affrontare la situazione, facendo pressioni su Roma e sui vertici di Trenitalia e delle autostrade siciliane per ridurre il prezzo dei biglietti dei treni per la tratta Palermo-Catania e dei pedaggi per l'autostrada Catania-Messina-Palermo. È inoltre prioritario, conclude Pogliese, mettere in campo tutte le risorse possibili per garantire la riapertura dell'A19 il prima possibile e nel contempo avviare un controllo approfondito ed esteso sulle principali arterie stradali della Sicilia per evitare che quanto accaduto possa ripetersi ancora. L'ex presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo oggi a Catania nel procedimento che lo vede accusato di abuso d'ufficio per l'affidamento nel maggio del 2007 alla Publiservizi dell'appalto per la pulizia della nuova aerostazione dell'aeroporto di Catania. All'udienza presso la terza sezione del Tribunale di Catania, Raffaele Lombardo sarà difeso dall'avvocato Guido Ziccone. Il sostituto procuratore Angelo Busacca ha chiesto al collegio, presieduto dalla dottoressa Maria Pia Urso, una condanna a 2 anni e 6 mesi. DVD, ma anche CD musicali e videogiochi. 3.000 circa i prodotti contraffatti sequestrati questa mattina dalla Polizia Municipale nel corso dell'ennesimo blitz contro il fenomeno dell'abusivismo commerciale. Un'operazione lampo scattata intorno alle 10 di questa mattina in Viale Mario Rapisardi a Catania, nel tratto compreso tra via Stazzone e via Ammiraglio Caracciolo.
è stata svolta dal nucleo a disposizione del vice comandante Sorbino, coordinato dal comandante della Polizia Municipale Belfiore, alla vista degli agenti venditori abusivi, tutti extracomunitari, così come ci hanno riferito alcuni degli uomini che hanno preso parte all'operazione, si sono dati alla fuga abbandonando in strada la merce taroccata. DVD, videogiochi e CD musicali sono stati così sequestrati e portati nella sede del comando provinciale a disposizione dell'autorità giudiziaria. Alla Confcommercio, riflettori accesi questa mattina sulle condizioni dell'aeroporto di Catania. I vertici dell'Associazione dei Commercianti, che oggi hanno convocato la stampa nella sede di Via Mandrà, chiedono alla SAC, la società che gestisce l'aeroporto di Catania, maggiori informazioni su alcune questioni che riguardano lo scalo Etneo. Dalla situazione delle subconcessioni ai lavori per il nuovo parcheggio sopraelevato, sono 7 le domande che Confcommercio, per conto dei propri associati, gira alla SAC in attesa di ricevere una risposta. Una conferenza stampa non per fare polemica, hanno ribadito i vertici delle associazioni, ma per aprire un dialogo costruttivo. Teniamo a precisare che il nostro approccio non è assolutamente polemico. Noi quello che chiediamo, lo chiediamo per rispondere alle istanze dei nostri associati che hanno degli interessi all'interno dell'aeroporto e come altri imprenditori possono partecipare alla serie dei servizi offerti dall'aeroporto. Secondo, non è un attacco né polemico né pretestuoso di natura politica ai vertici della governance della SAC, nella figura del presidente Bonura e dell'amministratore delegato Mancini, ma è solo rispondere all'esigenza di partecipare a un processo democratico di confronto sui progetti e sulle attività aeroportuali in modo tale da portare sempre l'aeroporto di Catania a un livello più alto. Queste nostre richieste già un anno fa sono state espresse con lettera raccomandata ai vertici della SAC e non abbiamo avuto risposta. Abbiamo richiesto altresì le stesse cose al commissario straordinario della Camera di Commercio di Catania, che ricordo è il socio di maggioranza relativa con il 37,50 dell'Assemblea dei Soci dell'Aeroporto, e ci è stato detto che il commissario non ha la delega per partecipare all'Assemblea. Quindi chiediamo al governo regionale che dia questa delega al commissario affinché possa poi rispondere alle esigenze degli associati e delle forze imprenditoriali. Iniziativa relativa all'Expo, che a nostro avviso non è imprenditorialmente valida, soprattutto considerando che 2,8 milioni spesi nella vecchia aerostazione, quella accanto alla Morandi, per una sorta di mini Expo rispetto al grande Expo di Milano, non è valida. Chiediamo una maggiore trasparenza del sito. Molte parti del sito della SAC, soprattutto dove si parla di affidamenti, è in costruzione. Quindi chiediamo ai vertici della SAC di velocizzare questa procedura di trasparenza, che mi pare che sia corretta, soprattutto laddove si tratta di affidamenti e quant'altro. Un appello per la pace nel Mediterraneo, nel vicino e Medio Oriente, per la salvaguardia del patrimonio culturale. A lanciarlo l'Università di Catania, alla luce di quanto sta avvenendo nei paesi della sponda sud del Mediterraneo. Riflettori puntati, oltre che sul doloroso tributo di vittime innocenti, sulla distruzione dei beni culturali libici, prezioso patrimonio che testimonia la storia che accomuna i popoli del Mediterraneo. A seguito della sollecitazione ricevuta da parte del Dipartimento Ministeriale di Archeologia e della Cultura di Tripoli, l'Ateneo Catanese ha deciso di mobilitarsi con un piano di iniziative di sensibilizzazione a sostegno della salvaguardia dei beni culturali minacciati. Oggi queste iniziative sono state presentate alla stampa nel corso di una conferenza svoltasi nel Palazzo Centrale dell'Università. È importante firmarlo per far sentire la nostra solidarietà proprio per la difesa del patrimonio culturale libico, che è un patrimonio condiviso dalle culture mediterranee, perché in Libia ci sono tantissime testimonianze di quella che è stata la cultura che si è sviluppata nell'ambito del Mediterraneo, e quindi essendo questo patrimonio attualmente in pericolo, ecco, l'appello è rivolto a tutti perché facciano sentire la propria solidarietà. Ma il problema non è limitato o circoscrivibile unicamente al contesto libico, il problema è carattere appunto più ampio, mediterraneo. Si chiede anche l'appoggio e la solidarietà, per esempio, per la istituzione di borse di studio a disposizione di giovani libici,
affinché possano venire qui a Catania, dove saranno sicuramente accolti per il loro periodo di formazione o di studio, così come in passato è già avvenuto.